Siamo con Paolo Molinaroli all'interno di un nuovo locale, si chiama Aragò, ed ha colto l'eredità di quello che era il Twin Fish. Partiamo proprio da qui. Che tipo di locale sarà e soprattutto che tipo di locale avete immaginato? Buongiorno a tutti, siamo molto orgogliosi di presentare questo locale nuovo che prende appunto il nome Aragò dopo l'esperienza Twin Fish. È una tipologia di ristorante, diciamo piacentino, in cui rivisitiamo tutti i piatti della nostra tradizione e il cuoco che lavora appunto in cucina è uno specialista di tutti questi piatti. A lui abbiamo abbinato anche un cuoco genovese perché nei nostri aperitivi che poi proporremo inseriamo Battarò, focacce, tutte le specialità genovesi che diciamo sono un fiore all'occhiello della Liguria. Quindi cosa si mangerà? Parliamo un attimo del menù nei particolari, pizzarei fasò, tortelli, che cosa? Allora, menù abbiamo tortelli, pisarei, anolini, cavallo crudo per quanto riguarda i secondi, piccola di cavallo che dalle nostre parti è un È un piatto cavallo di battaglia, per così dire. è un cavallo di battaglia. E poi abbiamo tutta questa parte, come dicevo prima, di focacce, battarò, serviti con una ricerca, direi nei minimi particolari, di tutti i nostri salumi, come noi siamo l'unica provincia che ha appunto le tre DOP, quindi coppa, salame, pancetta, saranno serviti appunto con queste eccellenze. Un locale che in qualche modo guarda un po' a tutti i tipi di clientela? Certo. A differenza del Twin Fish che era un locale che proponeva appunto un menù di pesce, oggi quello che noi vogliamo offrire è appunto il prodotto piacentino abbinato a quello con il battarò e tutte le focacce genovese per far sì che diciamo, tutti i nostri clienti possano essere soddisfatti nel mangiare tutti questi piatti. Poi non è detto che pesce si possa anche poi servire, Proporlo comunque. proporlo comunque insieme a tutto il resto. Poi abbiamo anche, è un locale in evoluzione, quindi sicuramente faremo anche qualche serata a tema, cioè nulla vieta durante la settimana di fare una serata, in cui in una serata magari faremo una serata paella, una serata alla Bortolina, tutte queste cose qui. A proposito di genovesità, quante palanche ci vorranno per mangiare qui? Insomma, sarà il prezzo di alto livello come era il Twin Fish, o comunque di livello medio-alto, o sarà più popolare, fra virgolette? No, beh, sarà sicuramente un locale più popolare, a partire dagli aperitivi e poi i piatti che abbiamo appunto in carta sono piatti, diciamo, che hanno un costo minore, quindi riusciremo sicuramente a soddisfare un po' le esigenze di tutti, io credo, spero. Aperitivi che peraltro sono un po' un punto dolente a Piacenza, non ci sono tanti posti dove andare a fare l'aperitivo. Allora, aperitivo, diciamo che noi abbiamo anche un magnifico dehors fuori, quindi sicuramente nella stagione primavera-estate riusciremo a utilizzarlo molto di più, speriamo di soddisfare le esigenze di tutti i clienti e fuori ci auguriamo di averlo pieno appunto con questa proposta dove servendo focacce, salumi abbinati a un aperitivo e quindi possa essere ben accetto, insomma. Lei è anche presidente di Anino Bixio, quindi posso dire mi ha alzato la palla parlando del Dehors. Il Dehors è stato uno dei punti dolenti del vecchio Twin Fish, ha portato un sacco di polemiche con sé, forse anche prima che lei entrasse nel gruppo societario. Questo unito al fatto che lei è compagno di vita di Katia Tarasconi, sindaco di questa città. Ci fu anche un'altra polemica, quella della cena del dopo teatro. La polemica fu legata al fatto che il sindaco è anche presidente della Fondazione Teatri e quindi si disse che era inopportuno. Si volta pagina e non ci saranno più polemiche, o alla fine chi se ne importa? Le polemiche erano pretestuose già all'epoca. Ma allora, è un argomento che si può vedere da vari punti di vista, nel senso che il Deor è sempre stato strumentalizzato, ma il Deor ricordiamoci che fu approvato dalla vecchia giunta Barbieri. Barbieri e è stato fatto nella maniera più regolare possibile, e è stato approvato e quindi da, dopo
dalla sovrintendenza, quindi le carte sono tutte regolari. Poi possa piacere o meno. Può piacere o non piacere, quello è un altro discorso, ma è stato fatto a regola d'arte. Poi ci sono state varie polemiche, ma come anche vari articoli di giornale e vari siti hanno ultimamente pubblicato il degrado della piazzetta, che non lo dico io, ma lo dicono tutti i piacentini. È sotto l'occhio di chiunque. E anche quelli che vengono da fuori. Questa è una delle piazzette più belle di Piacenza. Il degrado è aumentato con la chiusura. Noi speriamo, aprendo nuovamente il Dehors e servendo fuori appunto aperitivi e cene poi durante la primavera e estate e pranzi, speriamo di riportare la piazzetta a quello che merita. Alle sue spalle c'è un bellissimo murales, così come in un'altra stanza al piano superiore c'è un bel quadro che ritrae Renato Zero, di un artista che tra l'altro ha disegnato anche ha decorato i grembiuli che indosseranno le persone che serviranno ai tavoli. Beh, Afran è una persona straordinaria. Devo questa conoscenza a un amico, me lo presentò quando facemmo venire Flavia Pennetta, campionessa di tennis, moglie di Fabio Fognini, a Lanino per diciamo una visita per tutti i ragazzi che volevano venire a scambiare due palle con lei. In quell'occasione facemmo dei lavori per quanto riguarda il campo centrale e il campo fuori numero uno, e avevamo un corridoio da sistemare e mi fu presentato Afran, e Afran fece diventare questo corridoio una cosa bellissima. Ci sono delle palle da tennis disegnate sui muri che sembrano vive. Da lì è nata un'amicizia, e quindi lo ingaggiai per fare il Twin Fish l'anno scorso. Era diverso da oggi, la quinta dietro di me ritraeva una sirena, perché chiaramente il locale era di pesce. Oggi ci siamo visti, abbiamo fatto due considerazioni, il locale è stato schiarito, è stata fatta questa nuova meraviglia alle mie spalle, e poi lui mi ha donato questa bellissima opera di sopra di Renato Zero, che come tutti sanno è una delle passioni. È la mia passione fin da quando ero piccolo, fra l'altro avendo visto direi centinaia e centinaia di concerti, poi siamo anche diventati amici, ho avuto l'onore di essere anche a mangiare a casa sua, e quindi lui mi ha donato qualche opera, e Afran gli ho detto: come lo vedi tu Renato? E lui mi ha fatto questa opera bellissima che è nella stanza zero, perché di sopra abbiamo tre salette, ognuna con un tema diverso, ognuna ha una sua anima, quindi sala Coco Chanel, sala Champagne e sala zero, e vabbè, sala zero è la mia preferita. Ovviamente. Mi riaggancio al grembiule che indosseranno. Quando è fuori di qui e a casa, chi è che indossa il grembiule e chi è che prepara i pasti? Lei o Katia? Ma diciamo che negli ultimi tempi lì c'è stata una staffetta. Ci sono stati dei cambiamenti, nel senso che finché Katia era a Bologna, nonostante fosse via sempre tutta la settimana, i tempi erano diversi, quindi c'era anche più spazio per poter far da mangiare e vederci più spesso. Oggi con il ruolo che ricopre la vita è cambiata molto, nel senso che per come lo sta facendo poi soprattutto lei, direi che è impegnata praticamente tutto il giorno, a pranzo non c'è mai, alla sera dal comune esce alle 9 e mezza. Quindi non mi dica che anche lei riesce a ottenere solo un caffè con Katia. Beh, lei è una grande appassionata di caffè, ne beve veramente tantissimi. Al mattino quando si alza, no, le do una mano perché io le accendo la macchinetta del caffè, però io faccio poi una colazione diversa, perché io bevo il tè, prendo lo yogurt, lei è un appassionato, ne prende tanti, ma ne ha bisogno. Grazie e in bocca al lupo. Grazie.